io vado controcorrente perché sono stronzo. È fantastico! È fantastico, è bellissimo! Salve a tutti, io sono TheLoneGamer e bentornati nei fondali marini di Abzu. Sì, che ci crediate o no, io sto riprendendo il video esattamente da dove l'ho lasciato. Non potevo interrompere dopo quello che ho provato lo scorso episodio. Sto gioco lo sto adorando alla follia. Fatemi toccare un delfino, fatemi toccare un delfino. Ehi, 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 Flipper. Ehi, vieni qua, voglio cavalcarti, voglio cavalcarti. Oh, mio, ok, l'abbiamo preso. Delfino comune, fotte sega, non lo volevo speciale. Oh mio Dio, immaginatela veramente poter farsi trasportare da un delfino. Vi ho detto, io non sono un fan dei luoghi marini, però sto gioco è qualcosa di incredibile. Non so perché mi sto emozionando così, ve l'ho detto anche lo scorso episodio. Però wow, a parte sta colonna sonora. Ah, TheLoneGamer che aveva un il video, ricordati di comprarla perché è troppo bella. Ok, ok, torniamo a noi. Aspetta un attimo, c'è un altare per meditare. Ciao, grazie. Allora, vediamo se riusciamo a meditare un attimino. Premi Enter per meditare. E voilà. Vediamo la vita del delfino comune. Ciao. A parte che siete un fatto benissimo. Quanto sei carino! Aspetta, questo grande pescione lì cos'è? La trota corallo. È una trota salmonata, me la mangerei adesso. Adoro la trota salmonata. Oh mio Dio, ma hanno aggiunto una marea di pesci incredibile. Ci sono una marea di specie. Il pesce pappagallo bicolore. Ma quanti cazzo di nomi hanno sti pesci? Va bene, meglio se continuiamo le nostre avventure. Andiamo, ragazzo mio? Perfetto, grazie. Ok. Allora, ho visto che abbiamo una piccola grata protetta dal corallo. Buongiorno, ciao. No vabbè, aspetta, reagiscono alla mia presenza? Oh mio Dio, che figata assurda! Oh. Quindi avremo bisogno dei nostri amici robotici che chissà perché non ci hanno seguito attraverso la stanza. Ehi, aspetta, ti sei chiusa, t'ho visto. Non farla fetentona, non farla preziosa. No, mi si chiudono le conchiglie quando passo, c'è davvero la scella che puzza. Ok, vediamo se riusciamo a trovare uno dei nostri amici robotici, salve. La natura ha paura di noi, a quanto pare. Ciao, parlavo proprio di te. Ehi, tu vieni con noi? Perfetto, sì, però non mi abbandonate la prossima volta, che mi sento solo. Avanti, su. So che abbiamo tanti pesci attorno. Cosa sono quegli schifo di cosi serpentati? Ii, puscia via che mi fate schifo. Ah, quelli mi fate tanto schifo, boh. C'ho i brividi. Robot, proteggimi dai cosi schifosi e serpentosi. Ehi, c'è qualcosa lassù, cos'è? C'è qualcosa che luccica. Oh, è uno dei collezionabili, aspetta. Ah, sono degli conchiglie, ok. Me ne porto a casa una, grazie. Ehi. Guarda che... Ah, ma mi rispondi veramente? Ciao, come stai? Fatti i cazzi tuoi. Ah, grazie, scusi, no, vabbè, perdoni. Beh, intanto uno ne abbiamo e vedo che... Ah, il tratto si è aperto, mi sembrava fosse chiuso dal corallo prima. Che strano. Ah, no, qui da dove siamo arrivati, scusate, scusate. E son pirla, Flipper mi dà un passaggio? Fin là sotto, grazie. E grazie, io scendo qui, è stato un piacere. Non ti schianta. Oh mio Dio, c'è il branco di delfini, fotte sega. Ciccio, aprimi il varco, non me ne frega, qua si nuota coi delfini. Vai, bravo, bravo ragazzo. Grazie, io vado a nuotare coi delfini. Olè, vai, 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 vai. Oh mio Dio, ricomincia di nuovo. È bellissima questa party. Oh, cacchio, mi ha mancato stavolta. Mi ero dimenticato che bisogna toccarli. Buongiorno. E voilà. Aspetta che i prossimi sono di là. I prossimi sono di là. Attenzione, attenzione. Perfetto. Senti poi la colonna sonora. È troppo bella queste musiche. Oh, io perché sto gioco non l'ho preso prima? È bellissimo. Sapevo che questi giochi mi emozionano sempre un bel po'. Ma devo dire che stavolta gli sviluppatori hanno fatto un lavoro eccezionale. Olè. E fermi. No. Ehi, perfetto. Ok. L'idea delle correnti sottomarine è qualcosa di fantastico. Sembra quasi di surfare sott'acqua. Una cosa incredibile. E voilà. Oi, le orche. Fatemi toccare le orche. Fatemi cavalcare le orche. No, no, dopo dobbiamo cavalcare le orche assolutamente. Che belle che sono. Aspetta, aspetta, cacchio. Oh, oi, oi, oi. Attenzione, attenzione, permesso, buongiorno. È bellissimo. È fantastico. Wow. Ah, cacchio, no, no, le ho presi, le ho presi, le ho presi. Buongiorno. Dove diavolo siamo? È bellissimo tutto ciò. No, vi giuro, ho le lacrime. Vi giuro, le Cristo di lacrime. Non so perché sono così emozionato da sto gioco. Wow. Abzu, signori. Abzu. Oh, stiamo per arrivare, stiamo per arrivare. Eccolo, 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 eccolo. Ehi, ehi, passatiamo fuori.
Olè! Bellissimo! Bellissimo! Ah, che viaggio! Ok, ah, però adesso è tutto cupo e grigio. Ma come? Ah, c'è ancora una di quelle strutture strane che ha fatto emergere gli animali l'altra volta. Questo è come se fosse un punto dove tutto è distrutto, dove non c'è praticamente... perché qui così sembra come un riparo? Come se fosse tipo un punto senza vita. Deve essere successo qualcosa a questo pianeta, sempre che sia il pianeta Terra, tuttavia. Però la struttura è completamente non umana. Però quei pesci di prima erano umani. Che diavolo è successo da ste parti? Oh, ciao! Ah, allora eri qua con me! Cacchio, sei arrivato adesso! Vabbè, dai, per stavolta ti perdono, ok? Allora, ciccio, io vado un attimo dentro, te aspettami qua a non andarmi in giro a accusare altri robot, mi raccomando. Che poi ti prendi virus. E voilà! Ok, vediamo la struttura stavolta com'è. Oh, vabbè, è simile alla precedente, è ancora quella specie di albero. Ma veramente questo essere entra in risonanza con strane cose. Questo sembra più un mondo spirituale a tutti gli effetti, come un mondo parallelo spirituale. Sarei tentato di toccare l'acqua, ma la possiamo toccare? Sì che la possiamo toccare. Aspetta, no, che magari vediamo buttati di nuovo nella realtà, si sa mai, si sa mai. Chissà qual è la nostra missione. Guardate, prima lui si è tirato fuori tipo una specie di oggetto dal cuore, come fosse un pezzo di terra, qualcosa. Vediamo un po', devo rivederlo bene adesso. Qui c'è l'acqua, lui la tocca, che entra in risonanza con lui, e lui si estrae come un elemento. Come un elemento purificatore. Chissà se dobbiamo letteralmente ripurificare il pianeta e ricostruire questa specie di albero. E stavolta abbiamo le balene, perfetto. Le orche, scusate. Madonna, queste sono grandi. Queste sono tanto grandi, mi domando se possiamo cavalcarle. Beh, di sicuro possiamo proteggerci dallo squalo. Olè, e ecco che risale quella specie di strana acqua. Che non è acqua, deve essere una sostanza tipo... Boh, buongiorno, salve. Guarda, notare come la natura sta ritornando rigogliosa e viva. Wow. Porco cane, quanto è bello tutto ciò. E abbiamo aperto l'accesso alla nuova area. Perfetto, però l'orca non me la cava nessuno. Orca di quella orca, adesso la devo toccare subito adesso. Permesso, salve, buongiorno. Quante tipologie di pesci hanno aggiunto in questo gioco? La tartaruga la voglio! Vieni qua che ti dipingo di rosso e ti chiamo Raffaello. In realtà mi piaceva Leonardo che era blu, ma vabbè, non importa. Buongiorno, lei mi dà un passaggetto? Però mi sa che tra un'ora siamo ancora qua. La tartaruga verde. Aspetta, ma queste le tartarughine che abbiamo noi a casa? Non lo so, le proporzioni sono strane in questo gioco. Oh mio Dio, sentite la musica. No, vabbè, dai, è troppo bello. Ok, grazie del passaggio. Io adesso però mi prendo una di quelle orche, molto volentieri. Scusi, buongiorno. In nome della scienza, no, in realtà sono un palpeggiatore seriale di pesci, abbia pazienza. Ah no, aspetta, l'orca è un mammifero, cavolo dico. Aspetta, cavalca, cavalcala, vai, 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 prendila. E l'abbiamo! E abbiamo l'orca. Oh mio Dio, quanto cavolo è grande. Immaginate vedere una di queste dal vivo. Immaginatevi poter cavalcare una di queste dal vivo. Ci seguono? Ah, quando cavalchiamo una specie specifica, tutti gli altri membri ci seguono. Cosa sei tu, amico mio? Tu non... sei uno strano alieno, eh? Oh, sentite la musica. Poesia per le mie orecchie, ragazzi. Poesia per le mie orecchie. Io veramente le colonne sonore, oh, le adoro. Ve l'ho detto, è l'unico lato negativo di fare lo youtuber, è proprio questo. Niente colonne sonore mentre giocate. Ah, quanto mi mancano. E ok, grazie, io procedo da solo. Di buon divertimento, non accoppiatevi troppo, mi raccomando. Sì ragazzi, aspettate, vado io di qua, se non mi tralciate. Buongiorno, è stato un piacere conoscervi. Ancora questi strani dipinti. È come se queste strutture non dovessero essere sott'acqua. Perché non avrebbe senso essere tutto tempestato di vasi. Ah, e ancora quei geroglifici che abbiamo incontrato prima, ma... Wow, questo è considerevolmente più ricco. E lo squalo qua è dipinto come qualcosa di malefico e stranamente venerato. Questa probabilmente è una società... Ehi, guarda le orecchie! Sono simili a quelle del nostro personaggio. Probabilmente quindi questo non è la pianeta Terra. Hanno probabilmente importato dal pianeta Terra alcuni dei nostri pesci, ma loro veneravano queste razze sottomarine. Oh mio Dio! Oh mio Dio! No, no, ci devo entrare. Devo entrare nel branco. Il pesce spada! C'è anche il pesce spada! È bellissimo! Ehi, buongiorno, io vengo con voi. Whee! Guarda che casino! Come fai a gestire tutto sto popò di cose?
L'Unreal Engine è qualcosa di incredibile. Buongiorno. E io vado controcorrente perché sono stronzo. È fantastico. È fantastico, è bellissimo. Però il pesce spada ce lo cavalchiamo. Quanto è vero. Ehi, ehi, prendi un pesce spada, prendi un pesce spada. Veloce, veloce, preso. E madonna, è velocissimo. È uno squalo grigio, non è un pesce spada. È piccolino. Olè! È velocissimo però. È bellissimo. Mi sto divertendo come un cavolo di bambino. Buongiorno. Wow, ehi, ehi, che fai, ti ribelli? No. Wow. Guarda che stronzo che c'ha sempre fame. No, basta mangiare adesso, andiamo a fare altro. Aspetta che voglio anche cavalcare i tuoi amici. Vediamo se mi riesci a prendere uno di questi. Non è facile. Non è facile perché sono iperveloci. Fantastico. Veramente un plauso agli sviluppatori di Abzu, ragazzi. Veramente, se questi generi di gioco vi piacciono, andatelo a comprare. Meritato, non sarà un viaggio molto lungo, ma vi giuro, in questi pochi minuti che ci sto giocando, ho trovato una specie di pace interiore e un'emozione incredibile. Come sto andando in direzione opposta, davvero? Ah, sono tornato indietro, ha ragione lei. Aspetta, mio, 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 lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo. L'ho preso, preso. E quindi tu sei un marlin striato. I marlin non li abbiamo dalle nostre parti, dovrebbe essere un pesce tipicamente degli Stati Uniti. Olè! Guarda che spettacolo di pesce che non è. È bellissimo. È molto ribelle, non si lascia domare. Dai, dai, avanti. Portami dove voglio andare io. Niente, il marlin non lo domi. Lui continua per la sua strada, quindi non si lascia domare. Va bene, grazie comunque, è stato un piacere. Ed ecco qua l'ulteriore porto, che vuol dire che il nostro amico robotico non ci seguirà neanche stavolta. Fantastico, ragazzi, fantastico. Non so perché, sono... ho una strana empatia verso questo gioco. So che lo sto ripetendo da due episodi, ma non lo so, sta facendo trovare una sorta di pace e gioia interiore. Che cavolo vi stai facendo, Abzu? Buongiorno, io vorrei passare, salve. La ringrazio, molto gentile. Grazie robottino dell'aiuto, ci vediamo. Ah, tu vai via proprio così. Aspetta, ma dove vai tu? Oh, noi non possiamo andare di qua. E vabbè. Non c'è nessuno da questa parte stavolta. E c'è una gigantesca catena. E ovviamente noi seguiamo la gigantesca catena per nessun motivo apparente. Oh, oh, e quello cos'è? Quello bello grande, occhio. Wow! Cos'è sto posto? Questa è una specie di civiltà sottomarina, veramente? Vuoi vedere che questa specie viveva veramente in armonia con l'ambiente sottomarino, dato che loro deducono non abbiano bisogno di respirare, o forse hanno tipo branchie, chi lo sa? Buongiorno. È bellissimo! Aspetta, vediamo se riusciamo a trovare uno dei nostri amici robotici, ci potrebbe aiutare nell'avventura. Forse dobbiamo tirare queste catene. È strano che il gioco ci faccia così tanto riferimento. In effetti, sembrerebbe proprio di sì. Tiro io? Ma ce la facciamo da soli? Vediamo un po'. Oh, ok, a quanto pare sì. La catena si muove qui, si muove qua, si muove là, gira, gira, gira. Oh, ci serve per aprire la prossima porta? Ok. Perfetto, un semplice puzzle ambientale, nulla di che. E che cosa sono quei pesci lì? Che cavolo sono quei pesci lì? Cosa siete voi a... Ma siete stranissimi! Ma... Che... Come è fatto sto pesce, scusi? No, non voglio la tartaruga, lascia stare la tartaruga ninja adesso. Che pesce strano sei tu? Ma aspetta, esiste sto pesce? Il pesce luna? Oh, oh, non sapevo esistesse in tutta onestà. È strano forte. Wow. Ah, l'altra catena è protetta da una porta di corallo. Quindi sì, dobbiamo trovare uno dei nostri amici robotici. Vediamo, vedo tipo un luccichio là sotto. Il pesce luna. Beh, in effetti la forma è quella, però sei tanto tanto strano, amico mio. E che sei tanto lento, e grazie comunque del passaggio, il pensiero che conta. Ed ecco lì neanche a farlo apposta uno dei nostri amici robotici. Buongiorno. Salve, e lei viene come i suoi colleghi, giusto? Che gentili questi, sono sempre messi in punti strategici. Ok, salve, c'è tipo una porticina, me la può aprire quando un secondo? Devo dire che questi robottini ti aiutano a essere un attimino meno solitario, anche se la fauna che vi circonda veramente riempie l'ambiente in maniera incredibile. Wow, è ricchissimo. Veramente non ha delle texture incredibili, ma non sono sufficienti, necessarie. Questo gioco ha tutto ciò di cui potrei avere bisogno, in tutta onestà. E il fatto che mi riesce a far trasparire una sorta di pace, tranquillità, serenità, non saprei definirlo, è qualcosa di incredibile. Poi magari sono io che sono un attimino più sensibile a questa tipologia di giochi, è vero, però... Wow! Ehi, perché i pesci ci seguono? Ogni tanto i pesci ci seguono, eh? Ehi, aspetta, tu sei un punto per la meditazione? Certo che ci sono strutture veramente tanto strane da queste parti. Che cavolo di razza sono sti tipi qua? Ah!
Ok, amico mio, mi apri qua sotto, grazie. Sai, dovrei passare così. Andiamo avanti con il gioco. Ok, grazie, molto gentile. Sarebbero comodo le tue braccine, a quanto pare noi siamo un attimino più impediti. Grazie, ciccio. Vieni con me? Ma che bravo. Ed ecco qua l'altra che... Oh mio Dio. Belle le grotte bioluminescenti. Aspetta, ma si chiudono sti cosi? Si chiudono, ovviamente, ovviamente, appena noi ci avviciniamo. Fantastico. Fantastico. Ok, dai, attiviamo questo meccanismo. Mi dai una mano tu, o faccio da solo? Però una manina potresti anche darla, ma vabbè, ok, faccio da solo, ci sono problemi. E con questo dovremmo aprire la seconda parte della porta. Vediamo un po'. Pesce luna, questi proprio non sapevo esistessero. Assomigliano a quelli che sono su Subnautica anche, sono però considerevolmente più piccoli. Ok, la porta l'abbiamo aperta. Oh mio Dio, sta colonna sonora è qualcosa di incredibile. Però veramente, come hanno fatto a realizzare una cosa del genere? Cioè, l'ambiente che dà una sensazione veramente di ambiente realistico e che stia vivendo. Oh, un gioco del genere con l'Oculus Rift. No, veramente, se uscisse una cosa del genere, io letteralmente mi siederei su uno di questi colonnati e ci passerei le peggio giornate. Fantastico. La varietà di pesci, i loro movimenti, i loro comportamenti hanno creato una specie di ecosistema interno in ognuno dei livelli. Incredibile. E voi cosa siete? Ma siete i cosi, come mica si chiamano? I leoni marini? No, sei un lamantino, ciao! Ma sei ciccione, ma carinissimo! Ma ciao! Ma sei... sei anche bello veloce, Ma ciao, bellissimo! Sei puccioso! C'è l'aria pucciosa e tranquilla, mi stai simpatico, ciao! Però non posso portarti fuori, vero? Voi non mi fate uscire? No, mi oppone resistenza. Ok, grazie, mi raccomando, però mettiti anche un po' dieta, E voilà, prossima area. Vi prego, fatemi fare un altro giro su quelle correnti iperveloci. Oh, mi sa che qui avremo un altro cambio ambientale. Vediamo un po'. Oh, le meduse. Le meduse mi rendono sempre un po' nervoso. Non mi piacciono neanche nella vita vera. Oh, buongiorno, cosa vedo là sotto? Oh mio Dio, questa è quella grossa. È una statua della nostra specie. Aspetta un secondo. C'è un'ombra strana. Oh, oh. No, fuori dei coglioni. Vai via. Ok, ok, se ne va. Quel maledetto squalo mi preoccupa sempre. Ciccio, stai attenzione che non ti arrivi lo squalo all'improvviso. È una statua di quel cavolo di squalo, a quanto pare. Qualcuno lo venerava. Puh, gli sputo sopra, non posso, c'è acqua dappertutto. Se quello squalo si avvicina a noi, si farà un sol boccone del nostro amico alieno qua. E anche del robot per spuntino. Ehi, c'è un sacco di bioluminescenza qui. Oh, andiamo verso la luce, amico mio. È strano, è come se lo squalo stesso ci stesse guidando da qualche parte. Come se ci stesse tirando in trappola. Ma soprattutto a questo punto mi domando, se questo era il pianeta di questo strano alieno che stiamo controllando, dove sono tutti gli altri? Buongiorno. Oh, salve. E mi sa che qua si passa alla prossima specie. E ok, dai, prima di immergermi direi che possiamo anche concludere l'episodio. Devo dire che sto gioco veramente lo sto adorando alla follia. È qualcosa di incredibile. Ciccio, se non mi passi davanti che mi pigli in faccia. Quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie, condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere e noi ci vediamo nel prossimo episodio, se non mi ripiglio quel maledetto squalo che mo mi incazzo però, Ciao ciao!